Maria, insegno al liceo Farnesina. Ci stiamo occupando di rilevare tramite dei sensori e un software peer-to-peer il valore di una grandezza che è massa in maniera indiretta, utilizzando una struttura costruita con materiali semplici, che anche questo è importante, materiali anche che consenti possono recuperare facilmente in maniera autonoma, e al di là delle misurazioni che sono fatte collegando dei sensori, e il collegamento con i sensori prevede una competenza importante che i docenti abbiano su un software semplice, ma che richiede una capacità di logica che è importante acquisire anche nella scuola. E una volta messo a punto il posto di contatto, una coppia di grandezze ci danno una massa. Un dettaglio alle grandezze. Sì, mi chiamo Luisa, sono della stessa scuola di Anna Maria, il vantaggio di usare Arduino per realizzare questo tipo di esperimento è che consente una rilevazione immediata di alcune grandezze, in questo caso una posizione e un'accelerazione, per verificare una legge. In alternativa avremmo dovuto utilizzare alcuni strumenti, diciamo, di uso comune, cronometro, metro per rilevare la posizione, ma la logica dell'esperimento sarebbe stata ben più complicata per riuscire a determinare la verifica dell'obiettivo. Inoltre, a mio avviso, l'uso di Arduino ha un vantaggio, e cioè quello di poter lasciare a uno studente la creazione e la progettazione dell'esperimento con materiale povero e scegliendo la logica con la quale quell'esperimento viene poi sviluppato e realizzato. Speriamo che dia dei risultati che non ci aspettiamo.